Shabbat Shalom a tutti, vi voglio dare il benvenuto oggi alla parashah di questa settimana, che è molto particolare. Io sono Rabbino Harel Klintfrei qui a Perugia, e oggi è la parashah Miketz e anche Shabbat Hanukkah, quindi non ha un particolare titolo oggi, è semplicemente quello. E Miketz vuol dire alla fine. E leggeremo oggi da Genesi capitolo 41, versetto 1 a 44, 17, e per la porzione della farà alla porzione profetica, leggiamo da Primo Re capitolo 3, versetto 15 fino al capitolo 4, versetto 1, poi Primo Re 7, da versetti 40 a 50, Isaia 61, versetti 1 a 3, e Zaccaria 2, versetto 14 fino al capitolo 4, versetto 7. Poi c'è una maftira per Hanukkah, si legge dai numeri 7, versetto 1 fino al capitolo 8, versetto 4. Poi finalmente per le Brit Hanashah si legge, cioè il Nuovo Patto, Nuovo Testamento, si legge da Giovanni, capitolo 1, versetto 1 a 18. Poi capitolo 10, versetti 22 a 39. Poi c'è Luca, capitolo 4, versetti 16 a 30. Atti, capitolo 7, versetti 11 a 12. E Prima Corinzi, capitolo 2, versetti 1 e 5. Vi suggerisco di leggerli tutti perché è un bel modo per spendere la giornata e vedere la parola di Hashem e come corrisponde tutto, che è bellissimo. Quindi prima di iniziare vorrei pregare con voi. Abba Padre, ti voglio ringraziare veramente per questa opportunità di leggere e studiare la tua parola. Io, prima di tutti, ho bisogno di capire meglio sempre la tua parola e grazie, io ti chiedo di insegnarci nuove cose oggi. Ed è un onore, un privilegio spendere tempo con te e nella tua parola, cose che sappiamo che fra poco in futuro non sarà tanto facile da fare. Ti diamo la forza e il coraggio di affrontare ciò che sta avvenendo e che tutto ciò che esca dalla mia bocca oggi sia dal tuo Ruach HaKodesh, tuo Spirito Santo, non dalla mia carne, nel nome di Yeshua HaMashiach. Amen. Quindi iniziamo con il primo versetto, Genesi 41, 1. Dice, e avvenne che alla fine di, o Miketz, 2 anni interi, e Faraone fece un sogno, ed ecco, si fermò presso il fiume. Nello studio della scorsa settimana, i fratelli Giuseppe sono diventati gelosi di Giuseppe e hanno complottato contro di lui perché il padre lo preferiva agli altri figli e perché i suoi sogni profetici rivelavano il suo grande destino. Così, in modo, lo hanno gettato in una fossa e poi lo vendettero come schiavo. Mentre serviva onorevolmente come schiavo nella casa di Potifar, fu incastrato, cioè una messa a punto, diciamo, falsamente, e mandato in prigione per un crimine che non aveva commesso. Nella lettura di questa settimana, invece, Giuseppe sta finalmente per giungere alla fine delle sue tante prove ed entrare nel suo grande destino. In effetti, il nome della Parashah Miketz, il versetto di apertura della lettura di questa settimana, suggerisce questo poiché questa parola ebraica significa alla fine di. Ok? Giuseppe viene portato fuori dalle tenebre di una prigione egiziana per interpretare gli strani sogni del faraone. Dopo 12 anni, pensate, 10 anni più i 2 anni dopo che aveva profetizzato, cioè interpretato i sogni di quei due che erano con lui, quella che faceva il pane e quella che serviva il vino. In un solo giorno Giuseppe poi viene promosso da prigioniero, cioè dalla prigione, al palazzo reale, cioè diventa il secondo in comando a Faraone. La sua vita si trasformò improvvisamente dalle tenebre alla luce,
Signore e signore, quando il Signore ha un piano per noi, niente, nessuno può fermarlo. Niente e nessuno. Possono magari cercare di rallentarlo, ma Hashem, Dio, ha i suoi piani e ha i suoi tempi. Quindi se c'è una promessa nella tua vita, credimi, non può essere fermata. Anche se dici no. Ricordiamoci Giona. Quindi parliamo di che cosa è una luce nell'oscurità. Dato che Miketz coincide con Hanukkah, chiamata anche la festa delle luci quest'anno, vedete abbiamo la menorah qua dietro a 9 braccia invece di 7. La lettura di questa settimana ha un haftarah particolare, molto speciale, sulla visione del profeta Zaccaria di una grande menorah. E lui dice, mi ha chiesto cosa vedi? E risposi, vedo un candelabro d'oro massiccio con una ciotola nella parte superiore e 7 lampade su di essa, con 7 canali per le lampade. Accanto ad essa ci sono anche 2 ulivi, una a destra della coppa e l'altra a sinistra. E questo è Zaccaria 4, versetti 2 e 3. Quindi ci sono 2 ulivi che alimentano la menorah con l'olio. Gli alberi sono spesso considerati riferiti a Giosuè, il sommo sacerdote, e Zorobabelle, figure che sono 2 figure religiose e politiche. Ma poiché la profezia di solito rappresenta il presente e il futuro, gli alberi nella scrittura spesso rappresentano le persone, alcuni vedono gli alberi rappresentare i credenti ebrei e quelli gentili, figli dell'olio che danno luce nelle tenebre. Altri dicono che magari possono essere i 2 testimoni che sono, di cui è scritto nel libro di Apocalisse, capitolo 11. Poi altri pensano che i 2 alberi rappresentano l'unzione del Messia e Ruach HaKodesh, cioè lo Spirito Santo. Zaccaria promette che il ramo giusto verrà e affronterà il peccato che ci separa da Hashem, da Dio, in un solo giorno. Dice, porterò il mio servo il ramo e rimuoverò il peccato da questa terra in un solo giorno. Zaccaria 3, versetto 8-9. Quindi la connessione con il Ruach sembra essere anche supportata nel versetto 6 del capitolo 4. Dice, questa è la parola del Signore a Zorobabelle, non per potenza né per maestà, ma per lo spirito, dice il Signore Onnipotente, Zaccaria 4,6. Mi sa che non abbia purtroppo tradotto bene questo versetto, purtroppo, scusatemi. Vediamo un attimo. Allora. A 6, né con la potenza né con la forza. Quindi ecco che cosa dice, né con potenza né con la forza. Nel santo santuario la luce della menorah è diventata simbolo della presenza divina di Hashem. La sua luce splendeva non solo all'interno del tempio, ma la tradizione vuole che risplendesse anche dalle finestre a tutta Gerusalemme. Non so com'era perché non ci sono stato, però lo fa, dicono che in modo che la gente poteva vedere i suoi raggi durante le notti buie. Ok, quindi in questo periodo dell'anno, quando le notti invernali, che a me non mi piace molto, devo dire la verità, né mi piace il freddo né mi piace il buio, io preferisco le notti lunghi di primavera, l'estate e diciamo inizio anche settembre, mi piace molto. Quindi, quando le notti invernali sono più lunghe, noi sentiamo più intensamente il nostro bisogno di avere luce, no? Quando stiamo attraversando la nostra lunga e oscura notte dell'anima, per esempio, tutti abbiamo passato meno una volta in vita nostra, se no tante di più, sentiamo più intensamente il nostro desiderio di vedere anche un po' di luce. Quindi il profeta Isaia
cioè ebreo Isaia, scrisse di una grande luce che un giorno sarebbe venuta a sollevare le persone dalle tenebrose, cioè dalle tenebre scure. Dice, tuttavia, la tenebra non sarà su colei che è angosciata. Le persone che camminavano nelle tenebre hanno visto una grande luce, su quelli che abitavano nel paese dell'ombra, della morte, una luce rifulse. Chi è questa grande luce? Ovviamente lo sappiamo, a meno chi crede in Yeshua, di cui profetizzò Isaia. La luce ovviamente sarebbe venuta sotto forma di un bambino che alla fine avrebbe governato le nazioni in rettitudine e giustizia, seduto sul trono di suo padre Davide per tutta l'eternità. Sta scritto, Yeshua non tornerà come un bambino, ma tornerà come uomo, come capo, come re, come un leone, e non tornerà più come prima, come è venuta la prima volta. Quindi chiunque sta sempre venerando questo bambino ogni anno, per esempio, il cattolicesimo non sta facendo né una cosa giusta perché non è un bambino, e quella è soltanto una scultura ed è idolatria. Ok? Si deve pregare a Yeshua e lui è grande, ma non a quella scultura che sta lì. Ok? È sbagliato ed è un peccato. C'è scritto nella Bibbia così. Dice in Isaia capitolo 9, versetti 6 e 7, poiché a noi è nato un bambino, a noi è stato dato un figlio, il governo sarà sulle sue spalle e il suo nome sarà chiamato meraviglioso, consigliere, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Nell'aumento del suo governo e della sua pace non ci sarà fine, sul trono di Davide e sul suo regno, per ordinarlo e stabilirlo con giudizio e giustizia da quel momento in poi anche per sempre. Sappiamo che nessun uomo, chiunque verrà in futuro, e ci saranno quelli che verranno e dicono che sono il Messia, specialmente l'Anticristo, ma chiunque lo farà, perché dice nella Bibbia, ci saranno falsi profeti e falsi messie negli ultimi tempi dicendo eccomi qua, ma non può venire come uomo un'altra volta, cioè nel senso di essere umano. Dice la Bibbia che Yeshua, Gesù, scenderà sulle nuvole, su Monte Zion, ok? Solo così tornerà, non come uomo, non come nessun politico e nessun altro che si dice Messia, anche se fanno i miracoli, i segni, è sbagliato, ok? Io che sono dal tribù di Giuda e sono discendente di Re Davide, io non posso dire eccomi qua, io sono il Messia. No, perché non verrà come un essere umano chiunque sulla terra. Se vedete qualcuno che fa così, scappate, correte via. Questo si deve fare. Yeshua HaMashiach, cioè il Messia è l'unto, disse, io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà mai nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Giovanni 8, 12. Quindi cosa vuol dire essere luce del mondo? Hanukkah, per esempio, è una celebrazione della luce. Questa gioiosa festa commemora la salvezza del popolo ebraico dall'oppressione dei greci che governarono il popolo ebraico da 332 a 164 avanti Cristo, avanti Yeshua. Quindi fu sia una salvezza fisica che spirituale, poiché gli ebrei non solo furono salvati dalla persecuzione, ma furono anche liberati da un sistema, da una cultura religiosi ellenistico greci che era imposto su di loro e che verrà un'altra volta in futuro. Okay. Ha scritto che ci sarà un governo mondiale che farà questa stessa cosa, quindi sarà a livello globale. Ci sarà un leader che dirà che cercherà di fare una religione mondiale, è quello che sta facendo il Papa adesso. Quindi state molto attenti di quello che sta avvenendo, perché verrà uguale, ma a un altro livello. Non sarà
solo Israele, dovunque, sarà tutto il mondo. Quindi hanno combattuto per la libertà, per adorare l'unico e vero Dio e di osservare i suoi comandamenti come scritti nella Torah. Signori e signori, verrà il giorno, e sta venendo molto presto, in cui si dovrà lottare, anche se uno lo fa di segreto, come succede anche adesso in Cina, in Nord Corea, e succedeva anni fa in Russia, che le persone dovevano radunarsi in modi segreti, posti segreti, ok? E tanti moriranno per la fede. Sta scritto negli ultimi tempi, e questo sta scritto nel libro di Apocalisse, tanti saranno messi a morte, arrestati per la loro fede. E non sta parlando di israeliti, sta parlando del corpo di Yeshua, la cosiddetta chiesa, ok? Ecclesia. Sì. Non ci sarà nessun rapimento fino all'ultima tromba di cui parla la Bibbia. Sta scritto, all'ultima tromba ci sarà questo cambiamento, quando i morti in Yeshua e poi i vivi vanno con lui, prima delle sette coppe d'ira. Ma non ci sarà nessun rapimento fino a quel punto. Quindi preparatevi per quello che sta avvenendo. Ok? Sarete qui. E non sarà solo in Cina, in quei paesi, sarà in tutto il mondo, qui in Europa, negli Stati Uniti, Canada, Sud America, Australia, dovunque uno sta, sarà illegale credere in Yeshua. Ok? Vorremmo chiedere, sono andato un po' fuori il binario, però è importante farvi capire quello che sta avvenendo e quello che veramente stiamo per affrontare. Lo vediamo in tutto il mondo, come cosa sta succedendo. È ovvio, se non lo vedi vuol dire che uno sta dormendo per non capire che cosa sta succedendo. È importantissimo, amati miei, perché io voglio che nessuno viene ingannato. Okay? Se hai un pastore o un rabbino, qualcuno che vi sta dicendo non vi preoccupate, ci sarà un rapimento, non ci saremo, non sta scritto da nessuna parte. Questo sta scritto che si andrà a soffrire e morire per la propria fede, non dice altro, ok? Quello si chiama falsa profezia, e quelli che lo dicono dovranno, beh, davanti al trono di Dio, non vorrei essere nelle loro scarpe, diciamo, nei loro panni. Vogliamo chiedere se Yeshua stesso ha celebrato Hanukkah. E c'è un unico riferimento nella scrittura a Hanukkah che si trova nel Brit Hadashah, Nuovo Testamento, che indica che ha tenuto la festa. Il Vangelo di Giovanni rivela che Yeshua camminava nei cortili del Tempio durante la festa delle luci, la festa della dedicazione Hanukkah. Sta scritto in Giovanni 10, versetti 22 e 23. Ora era la festa della dedicazione a Gerusalemme ed era inverno. E Yeshua camminò nel Tempio, nel portico di Salomone. Lui va anche a dichiarare che lui è la luce del mondo. Quindi mentre era lì, alcuni gli chiesero direttamente se fosse il Messia. Yeshua indicò le opere che aveva fatto come prova, ma spiegò che non credevano in lui perché non erano le sue pecore. Mamma mia, che cosa triste. Quindi nella porzione di Brit Hadashah, che è suggerita questa settimana, Yeshua, il Messia, ha proclamato la sua missione come quella di guarire i cuori spezzati, liberare i prigionieri. I versetti che ha citato provengono direttamente dal libro del profeta ebreo Isaia. E sta scritto Luca 4, versetti 16 a 19. Così venne a Nazaret, dove era stato allevato, cresciuto, e come era sua abitudine, entrò nella sinagoga in giorno di sabato, Shabbat. E si alzò per leggere. E gli fu consegnato il libro del profeta Isaia, e quando ebbe aperto il libro, trovò il luogo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per annunziare il Vangelo ai poveri, mi ha mandato a guarire i cuori spezzati e proclamare la libertà ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, a rimettere in libertà
mi oppressi per proclamare l'anno accettevole del Signore. E questo sta scritto anche in Isaia 61:1. Non è che ha tirato fuori dall'aria una cosa sua. Pure se l'avesse fatto, è Yeshua, quindi fu guidato dallo Spirito Santo, da Ruach HaKodesh, però stava citando proprio un libro antico. Adesso vorrei parlare di nuovo, come ho fatto la settimana scorsa, un attimo, parlare di Yeshua e Yosef, cioè Gesù e Giuseppe. Si possono tracciare molti paralleli tra questi due. A un momento della scarcerazione di Yosef, di Giuseppe, lui aveva 30 anni, proprio come Yeshua aveva 30 anni, quando lui iniziò il suo ministero. Inoltre, Giuseppe era stato così cambiato durante il suo periodo in Egitto, che i suoi fratelli non lo riconobbero più. Pensate quanto tempo è passato, quanto era cambiato lui, sia fisicamente, ma anche il modo di parlare e fare. Stavano proprio davanti a lui, cercando la salvezza dalla loro carestia che solo lui poteva provvedere, essendo il secondo in comando in tutto Egitto. Eppure non avevano idea che fosse lui il loro fratello. Allo stesso modo, i fratelli e sorelle ebrei di Yeshua non erano in grado e non sono ancora in grado di riconoscerlo come il loro messia ebreo, spesso perché non leggono e non capiscono le profezie messianiche, specialmente non leggono Isaia 53, come tanti, alcuni sì, e lo malinterpretano come che dice che sta parlando di Israele, né leggono Daniele e ovviamente non leggono l'Apocalisse, come non fanno tanti credenti, purtroppo, se no capirebbero dove stiamo. Però è anche perché c'è ancora il velo sugli occhi, come sta scritto nella Bibbia. Solo persone tipo come me e altri che sono ebrei messianici, da cui è stato tolto il velo, grazie al Signore, possono capire e vedere. Un'altra ragione che non capiscono e vedono è purtroppo il modo in cui Yeshua è stato ritratto dai cristiani nel corso dei secoli. Sembra che abbia cessato di essere l'ebreo osservante che osservava fedelmente i comandi di Hashem nella Torah ed invece è stato, diciamo, etichettato come il Dio dei Gentili. Quindi l'identità di Yeshua è stata così cambiata che la grande maggioranza del popolo ebraico non riesce più a capire che questo Gesù potrebbe essere il Messia ebreo, cioè il Mashiach, che stanno aspettando, bramando e pregando da oltre 3.000 anni. Insomma, il profeta Zaccaria gli disse che un giorno tutto il popolo ebraico lo riconoscerà, tutti quelli che sono rimasti vivi alla fine dei 7 anni di tribolazione. Dice, io spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia, suppliche e misericordia, affinché quando guarderanno su di me, su colui che hanno trafitto, faranno cordoglio per lui, come si fa lutto per un figlio unico, e piangeranno amaramente su di lui come si piange su un primogenito. Zaccaria 12:10. Quindi oggi migliaia di fratelli e sorelle di Yeshua stanno arrivando a capire chi è veramente. Come vi ho detto, sono ebrei messianici, sono spesso chiamati così, e la loro ricerca del Messia nelle scritture è finita, terminata. L'hanno trovato. Questi ebrei completi stanno guadagnando costantemente il riconoscimento come anche una setta legittima dell'ebraismo in Israele e nel mondo. Piano piano è una grande lotta. Un altro grande e importante parallelo è che il padre di Giuseppe, cioè Israele, Giacobbe, aveva esaltato Giuseppe e Hashem ha esaltato Yeshua nello stesso modo. Dice in Filippesi, capitolo 2, versetti 8 e 9. Quando è apparso come essere umano, si è umiliato ancora di più, diventando obbediente fino alla morte,
la morte sul rogo, cioè la croce, come un criminale. Perciò Hashem, Dio, lo ha innalzato al posto più alto e gli ha dato il nome al di sopra di ogni nome. Sebbene i fratelli di Giuseppe lo avessero odiato e avessero giurato che non si sarebbero mai inchinati davanti a lui, come suggerivano i due sogni che aveva in Genesi 37, vediamo in questa parasha che alla fine, cioè Miketz, vengono e si inchinano fino, cioè si inchinano davanti al fratello Giuseppe. Ok? Questa è un'immagine profetica del giorno in cui tutto Israele riconoscerà l'autorità di Yeshua e ogni ginocchio si piegherà davanti a lui e saprà che lui, egli è Adonai, il Signore. C'è scritto in Filippesi 2:10 e anche Isaia 45:23 che in onore del nome dato a Yeshua ogni ginocchio si piegherà in cielo, sulla terra e sottoterra. Pensate, anche quelli che stanno nell'inferno, nell'Hades, faranno questo. E ogni lingua riconoscerà che Yeshua, il Messia, è Adonai, alla gloria di Dio Padre. Questo è bellissimo. Se volete accettare Yeshua oggi, dopo questo che abbiamo detto, e vi ho dato le scritture che dicono di lui, c'è la prova, se voi accettare Yeshua come vostro Moshia, se tu sei ebreo o ebrea, io vi invito a farlo, perché l'ho fatto. È bellissimo. Se hai domande, io vi posso mandare un libro gratuitamente. Spero che volete accogliere questo momento. Vi do un libro che non dovete pagare nulla. C'è un link sotto per i contatti, scusate, e vi manderò questo libro. Basta che mi date il nome e il vostro indirizzo e sarò felice di farvi avere questo libro che è bellissimo, che spiega tutto prima che volete fare una decisione. Però se no andate a leggere Isaia 53, non sta parlando di Israele, sta parlando di Yeshua, sta parlando di una persona singola. Ok? Chi vuole accettare lui oggi? Vi invito a farlo adesso pregando questa preghiera con me. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et derech ha-Yeshua b'Meshiach Yeshua. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re dell'Universo, che ci ha dato la via della salvezza in Yeshua Messia. Bellissimo! Se avete commenti, lasciate i commenti. Voglio sentire da voi i vostri pensieri. Se volete contattarci per domande più profonde, cose private, anche richieste di preghiera, vi chiedo di cliccare sul link sotto che per i contatti proprio. Se volete dedicare una haftarah, una porzione, porzione dell'haftarah, della Torah in futuro, vedete quale volete dedicare, che c'è il link nel sul nostro sito pure, che sta scritto porzione di Torah, e c'è la lista che inizia da giù in su, e possiamo dedicare qualche parasha a qualcuno o a un evento speciale. Saremo lieti di farlo. E se avete bisogno di preghiera, anche lì c'è il link. Se volete cliccare anche su un link su Mahasei Shetipa sotto, c'è chi ha bisogno di avere counseling, cioè aiuto a base biblica, base scrittura, della scrittura, alla Rebezin Gabriella, mia moglie. Lei è un counselor esperto qui in Italia, con la licenza e tutto, e lei può aiutarvi molto volentieri. Quindi, poi per ultimo, se volete, se vi sentite benedetti dai nostri insegnamenti, volete aiutarci in qualche modo con una donazione, saremo anche lieti di avere un vostro aiuto e sostegno. Non chiediamo mai niente, quindi lo dico così per chi lo vorrebbe fare. E c'è un link anche giù in fondo. Adesso voglio benedirvi con la benedizione di Aaron.
Yevarecheka Adonai Veishmerecha Yael Adonai Panavelecha Vihuneka Yisadonai Panavelecha Vesemlecha Bisem lecha shalom. Beshem Yeshua HaMashiach. Sarà shalom. Shalom. Che il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Che il Signore elevi il suo volto su di voi, vi dia la pace in nome di Yeshua, il Messia, il principe della pace. Shalom. Shabbat shalom a tutti. Vi vogliamo bene, vi amiamo. Nel nome di Yeshua. Amen.